C'è senza dubbio, lo abbiamo più volte raccontato, lo raccontiamo ogni giorno, un grande slancio di solidarietà, c'è proprio l'attenzione, anche quando si fa la spesa, a prendersi cura degli altri. Allora il nostro Vito De Torre è andato a vedere chi ha scelto di donare, a seguire chi ha scelto di donare alimenti. Vediamo. Qui su Roma abbiamo fatto un accordo con tre catene di grandi supermercati, la grande distribuzione, quindi c'è la possibilità di lasciare un carrello sospeso, quindi una spesa all'interno di questi carrelli che poi i nostri volontari vanno a svuotare, oppure c'è la possibilità mediante il nostro sito, che è il www.caritasroma.it, di fare una spesa online. E quindi chi non può andare in un supermercato, acquistare e lasciare nel carrello sospeso può tranquillamente mandare un contributo alla Caritas che poi utilizzerà per acquistare generi alimentari da distribuire alle persone. Da quando è scoppiato tutto questo, dalle 30-40 famiglie che venivano al giorno, abbiamo raddoppiato e quindi ci serve tanto aiuto. La cosa che ci preoccupa maggiormente in questo momento è l'enorme numero di richieste che pervengono dalle case. La gente è costretta a stare in casa ma non può più lavorare e quindi i risparmi sono terminati. Cito un esempio su tutto: qualche giorno fa una mamma ci ha tenuti al telefono per circa tre quarti d'ora piangendo, dicendo che aveva esaurito le sue scorte alimentari, non aveva più soldi, aveva due bambini piccoli da sfamare. Quindi noi stiamo tentando di dare risposte a tutti. Ecco. Oltre alla spesa sospesa ho anche delle mamme di alcune scuole che stanno facendo la raccolta e proprio tra domani e dopodomani mi hanno telefonato che mi arriverà una raccolta di beni e in più chi conosce la farmacia ci sta dando beni per l'infanzia. Quindi voglio dire, io sto notando una grande solidarietà. Speriamo che resti, questo voglio dire, che la cosa continui anche nel futuro, perché le famiglie adesso sono raddoppiate, ma le famiglie ci stanno comunque, molti italiani.